Quando si avvicina uno straniero e noi lo confondiamo con un nostro fratello, poniamo fine a ogni conflitto. Ecco, questo è il momento in cui finisce la notte e comincia il giorno. Recita così una frase di Paulo Coelho che, con la delicatezza di una piuma, abbatte i pregiudizi, quelli che fanno paura, che dividono, che spaccano il mondo in mille pezzi, e poi c'è chi, armandosi di speranza, ne raccoglie i cocci e li rimette a posto. Sono gli uomini e le donne di Cidi Sonlus che ogni giorno accolgono e sostengono i rifugiati e richiedenti asilo che giungono da ogni parte del mondo, quelli che ricompongono il puzzle con mani grandi di umanità. Rita, il tuo ruolo di assistente sociale qui in Cidis Castrovillari è fondamentale. Allora, sì, in parte come tutti gli altri operatori, d'altronde tutte le altre professionalità, noi siamo un'equipe multidisciplinare per cui ognuno di noi ha competenze diverse. Ci sono io che sono un assistente sociale, c'è l'educatore, c'è un avvocato, c'è l'insegnante di L2. Ognuno di noi ha le proprie competenze che sfrutta e utilizza per poter comprendere meglio quali sono le difficoltà, i disagi e i bisogni del beneficiario. Ognuno a suo modo, ognuno in base alle competenze che ha. Poi io nello specifico mi occupo della tutela socio-psicosanitaria. Questo significa che i beneficiari, quando entrano all'interno del nostro progetto, sono sottoposti ad una serie di accertamenti diagnostici, chiaramente. Visto comunque noi ci arrivano direttamente dalla prima accoglienza, per cui loro una prima parte di test e di analisi le hanno già fatte, noi comunque le ripetiamo anche per sicurezza, insomma, dobbiamo anche tutelare la loro salute e anche la salute delle persone che vivono insieme a loro, che la comunità in generale, perché lo scopo è quello, secondo me, per come la vedo io, insomma, l'integrazione passa anche attraverso la salute, quella comunque che sono i percorsi di prevenzione e di anche avvicinamento di queste persone alla nostra modalità di cura, perché chiaramente parliamo spesso di persone con una cultura anche medica diversa dalla nostra, per cui il mio scopo quotidiano è quello comunque di mediare con loro tra quelle che sono le loro credenze, le loro tradizioni e quelle che sono le nostre credenze e tradizioni, perché alla fine sono culture diverse per cui hanno lo stesso valore, per cui cerco di rispettare anche i loro punti di vista, facendogli anche capire qual è il punto di vista occidentale a volte sulle malattie, sulla salute o in generale comunque sulla prevenzione, perché è un concetto che abbiamo noi che spesso comunque non viene elaborato in altre culture o comunque viene elaborato diversamente, per cui i beneficiari, una volta che arrivano, sono sottoposti a questi test, ovviamente vengono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, ovviamente hanno un medico di base, ovviamente anche i bambini sono iscritti dal pediatra, perché è giusto che anche loro vengano tutelati. Si fa insomma anche tutto il percorso sulle vaccinazioni, perché adesso sono obbligatorie, per cui per poter accedere all'istruzione i bambini devono avere le vaccinazioni. Dico la verità, ce le hanno già in parte, chiaramente fatte già nei paesi di provenienza, però ovviamente noi proseguiamo il lavoro che i genitori hanno già fatto egregiamente nel loro paese di origine. Ecco, culture che si incontrano, che si mescolano, e avere la sede proprio qui al protoconvento francescano, che per noi castrovillaresi che è davvero il centro culturale, uno dei centri culturali più grandi, più importanti, garantisce ai beneficiari di vivere la cultura del posto, di vivere la cultura di chi li ospita, della loro nuova casa. Sì, sicuramente. Se noi abbiamo questa sede meravigliosa qui in questo posto, fantastico, anche merito ovviamente del comune che, essendo l'ente promotore dello SPRAR, ci ha messo a disposizione questi locali, per cui anche va fatto anche un plauso all'amministrazione che ha deciso di mettere la sede dello SPRAR qui al protoconvento. Quindi questo già di per sé è un messaggio abbastanza importante che manda anche l'amministrazione. Noi siamo contenti di essere qui, perché siamo qui al protoconvento, perché qui c'è ad esempio il museo archeologico, la pinacoteca comunale, e i beneficiari hanno la possibilità di vedere, scoprire anche quelle che sono le nostre tradizioni culturali, le nostre tradizioni religiose.
e sono anche molto curiosi, perché spesso e volentieri, ad esempio, ti racconto un aneddoto. L'anno scorso, nel giorno di San Giuliano, siamo usciti a fare una passeggiata con un paio di beneficiari e siamo scesi giù a San Giuliano. E ho spiegato loro qual era il significato della festa di San Giuliano, la storia di San Giuliano, abbiamo visto la chiesa, ed erano molto curiosi, soprattutto perché le nostre strutture sono antiche, quindi sono piene di ricordi storici, e questa cosa a loro piace tantissimo. Sono davvero molto interessati alla nostra storia, alle nostre culture. Si appassionano tantissimo ed è bello parlare con loro, perché vedi proprio nei loro occhi l'interesse e la voglia di capire, perché capiscono anche loro che se riescono a comprendere le nostre tradizioni, le nostre feste, insomma tutto quanto, anche loro avranno più facilità di integrarsi. Infatti amano tantissimo il carnevale, abbiamo avuto modo anche di uscire con loro quando c'è stato il Giro d'Italia. Insomma, comunque il Festival del Folklore, sono stati coinvolti in maniera attiva nel Festival del Folklore, anche Primavera dei Teatri. Alcuni dei nostri ragazzi hanno fatto uno stage insieme, appunto anche grazie a Scena Verticale che ha organizzato l'evento. I ragazzi hanno avuto modo di toccare con mano quelli che sono gli eventi, secondo me, di spicco del nostro paese a livello culturale, per cui insomma ci piace coinvolgerli, e poi coinvolgendo loro anche noi ci coinvolgiamo, anche noi partecipiamo, ed è sempre un piacere. Possiamo dire quindi che CIDIS li prende per mano, li accompagna attraverso tante attività e tanti progetti diversi. Assolutamente, CIDIS non è soltanto ente gestore del progetto SPRAR qui a Castrovillari, ma anche negli altri paesi dove abbiamo attivi altri progetti SPRAR, però CIDIS in realtà nasce di base come associazione che si occupa di offrire servizi ai migranti o ai richiedenti asilo, per cui 30 anni fa, quando è nato CIDIS, l'intento, l'obiettivo era quello di offrire servizi, quindi di garantire e offrire ai migranti, ai richiedenti asilo, ai rifugiati politici, quanti più servizi possibile, nel momento in cui ovviamente il welfare statale non riusciva a coprire determinati bisogni. E CIDIS, sì, oltre allo SPRAR, ha altri progetti attivi. Nello specifico ce n'è uno in particolare di cui mi occupo io come assistente sociale, che è il progetto Never Alone, Mai Più Soli. È un progetto nuovo, molto importante, anche perché è attivo in poche zone dell'Italia, in Veneto, in Umbria, in Campania e in Calabria, solo nella provincia di Cosenza. È in partenariato con altre associazioni, c'è l'ASGI ad esempio, anche il comune di Corigliano Calabro, il comune di Mugnano, si sono messi insieme per offrire dei servizi e dare l'opportunità ai minori stranieri non accompagnati e ai neomaggiorenni di poter vivere una vita equilibrata sul nostro territorio. In che modo? Ci sono vari step, è un progetto ben strutturato con vari passaggi. Il primo, che ad esempio è in atto in questo periodo, è un corso per tutori volontari che viene svolto a Corigliano Calabro. Perché i tutori volontari? Perché questi ragazzi, i minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia, hanno la necessità di avere un tutore, perché essendo minorenni non possono legalmente rappresentarsi. Banalmente hanno bisogno di una firma, insomma di un tutore che possa garantire loro che il percorso di inserimento sociale e anche, perché no, scolastico all'interno del territorio venga effettuato nella maniera più corretta possibile. Quindi si fa questo corso per tutori, che è organizzato in partenariato con il Garante regionale dell'infanzia. Si fa questo corso, dopodiché chi vuole diventare tutore si iscrive ad un elenco che poi sarà stilato dal Tribunale per i minorenni, e nel momento in cui il minore avrà necessità di avere un tutore, il Tribunale potrà chiamare le persone iscritte nell'elenco e queste potranno fare il loro lavoro, che
mi piace sottolinearlo, è un lavoro assolutamente gratuito, perché i tutori volontari non hanno nessun tipo di agevolazione, nessun tipo di rimborso, semplicemente è il desiderio di poter dare ad un ragazzo, ad un minore, una possibilità concreta di potersi integrare, di poter vivere una vita serena. Ed inoltre il progetto Me più Soli non si occupa soltanto di corsi per tutori volontari, ma sono tanti gli step che sono progettati per poter offrire maggiori servizi. Tra i tanti c'è anche l'affido familiare, nel senso che noi nel prossimo futuro attueremo dei corsi di aggiornamento per gli operatori che si occupano proprio dell'affido familiare, per cui corsi di aggiornamento per assistenti sociali, per psicologi o sociologi che lavorano appunto nei servizi sociali deputati, insomma, alla tutela dei minori, proprio per offrire un nuovo punto di vista, visto che l'emergenza dei minori ormai è chiara a tutti, insomma, non c'è un'invasione, però i numeri sono già più ampi rispetto agli anni passati, e per cui è giusto che questi ragazzi vengano tutelati anche in ragione delle convenzioni internazionali che sono state stipulate in loro favore. Dopo l'affido familiare abbiamo anche l'accoglienza in famiglia per i neomaggiorenni. È un'idea estremamente interessante, perché si parte dal presupposto che la famiglia è il centro nevralgico, ovviamente, di crescita di un ragazzo, sia di un minorenne che di un maggiorenne. E inserire un ragazzo all'interno di una famiglia, un neomaggiorenne chiaramente, per cui non c'è nessuna procedura legale, insomma, è maggiorenne, per cui decide da sé. E inserirlo all'interno di una famiglia, secondo noi, offre la possibilità al ragazzo, ma anche alla famiglia, di poter avere un percorso di uscita dai servizi di accoglienza meno traumatico e più gestibile, perché sappiamo bene, soprattutto anche per le nostre famiglie meridionali, quanto la vicinanza e l'aiuto di una famiglia all'autonomia di un ragazzo sia importante, per cui noi in questo periodo stiamo raccogliendo adesioni anche di possibili famiglie accoglienti che vogliano giocarsi per qualche mese. Noi chiediamo una disponibilità dai 6 ai 9 mesi di ospitare un ragazzo all'interno della loro casa, per potergli dare la possibilità di integrarsi ancora meglio nel tessuto sociale e, perché no, creare insieme un percorso di integrazione ancora più riuscito. Quindi noi andremo a cercare anche i ragazzi che in questo momento sono nei centri di accoglienza, e ovviamente poi faremo degli incontri e ci saranno delle valutazioni in base alla tipologia di ragazzo e alla tipologia di famiglia, quindi cercheremo quanto più possibile di trovare le tipologie giuste per una convivenza che funzioni il meglio possibile. E se qualcuno fosse interessato a diventare famiglia accogliente, può fare riferimento al nostro ufficio CIDIS di Corigliano. Sul sito CIDIS ci sono tutti i numeri di telefono, per cui vi invito a visitarlo, e se avete domande e siete curiosi potete tranquillamente telefonare lì, anche perché per l'accoglienza in famiglia noi abbiamo un partenariato con Refugees Welcome, che è un'associazione che da un paio di anni si occupa proprio dell'accoglienza in famiglia di non maggiorenni. Hanno una grande esperienza soprattutto in Sicilia, però negli ultimi periodi si sono aperte nuovi percorsi di integrazione anche a Roma, a Milano, insomma. Siamo un bel gruppo e speriamo di lavorare bene. Nicoletta, tu sei referente dei servizi di CIDIS Onlus, non solo di Castrovillari, ma in generale ti interfacci con tutte le altre associazioni sparse per la Calabria e in tutta Italia. Il concetto di accoglienza è una parola davvero complicata, nel senso che racchiude tutto un mondo, anzi più mondi diversi. È una parola che viene strattonata, c'è chi la usa in accezione positiva, c'è chi invece la vede come un male, soprattutto nei tempi odierni. In realtà c'è tutt'altro dietro.
Sì, diciamo che CD Solus, che lavora da 30 anni a livello nazionale, ha sviluppato anche, diciamo, il settore dell'accoglienza in Calabria, dove gestisce 7 centri per richiedenti asilo e rifugiati, quindi che fanno parte del sistema nazionale. Oltre a questo, noi crediamo che comunque l'accoglienza passi per l'integrazione, quindi di pari passo a tutti questi centri abbiamo anche sviluppato delle azioni relative ai servizi, quindi che si interfacciano su una rete più ampia che abbraccia le scuole, dove noi crediamo molto che passi, diciamo, una prima conoscenza proprio degli alunni, nel senso che poi sono i portatori di buone prassi anche a livello, anche alla famiglia fondamentalmente. L'accoglienza appunto non è facile, e l'integrazione soprattutto, però partendo dalla conoscenza si può in qualche modo, diciamo, veicolare un messaggio diverso che solitamente viene anche distorto un po' dai media, per cui noi lavoriamo molto, diciamo, da questo punto di vista. Infatti i progetti attivi ad oggi sono quello di Calabria Accoglie, che appunto cerca di costruire una scuola più inclusiva, una scuola che passa dall'integrazione, una scuola che mette in campo delle professionalità che attraverso dei laboratori interculturali fanno conoscere quella che è la cultura, che è diversa da sé ma che fondamentalmente ha anche molti punti in comune con la nostra cultura di provenienza. Per cui secondo me solo accogliendo, aprendo le porte, come abbiamo fatto anche noi, diciamo, ultimamente, attraverso gli open day, quindi l'accoglienza a porte aperte, abbiamo voluto in qualche modo invitare un po' tutti i cittadini, un po' tutte le associazioni del territorio a conoscere quelli che sono i nostri servizi, a parlare di quelle che sono le storie delle persone che accogliamo, che sono storie di persone comuni come le nostre fondamentalmente. Ecco, storie di persone comuni, comuni uguali a noi. Forse con un colore di pelle diverso, ma davvero, davvero uguali per tutto il resto. Quando si parla di accoglienza, di integrazione, sono termini davvero utilizzati all'infinito, ma non vengono forse resi masticabili e comprensibili per tutti. Quando arrivano i beneficiari, ci si sofferma semplicemente al fatto che siano già qui e quindi possano rappresentare un pericolo o possano avere delle necessità che magari vanno in sottrazione, possono essere date a loro invece che a chi magari già vive nel territorio. In realtà l'aspetto psicologico di queste persone quando arrivano qui è davvero devastante. Sì, diciamo che molto spesso il viaggio che viene affrontato per arrivare in Italia non è semplice, sia per uomini singoli che noi diciamo accogliamo in diverse strutture, sia nuclei familiari come il caso di Castrovillari, anche perché poi si portano con sé comunque dei bambini che ovviamente non hanno un vissuto facile, soprattutto magari nei primi anni di vita. Però diciamo che CIDIS punta all'accoglienza in senso positivo, nel senso che comunque questi beneficiari, attraverso i servizi che vengono offerti, vengono accompagnati anche proprio a integrarsi e quindi a conoscere i servizi offerti dal territorio e diventare sempre più autonomi, proprio per accantonare quello che può essere il passato e cominciare una nuova vita. Prima parlavo di persone, appunto, anche perché come noi cittadini italiani che accediamo comunque a dei servizi, tendiamo comunque a parlare di cittadini non comunitari nel caso dei nostri beneficiari accolti, ma che sono diciamo uguali a noi, quindi fondamentalmente secondo me bypassare un po' quella che è la condizione di io e l'altro è proprio di pensare comunque ad una persona che sia uguale a me e quindi che abbia gli stessi diritti che ho io come italiano fondamentalmente. Quindi
diciamo che fare rete con il territorio, far conoscere le associazioni che, devo dire la verità, hanno collaborato molto con noi, proprio diciamo nella fase di accompagnamento a queste famiglie. Quindi Castrovillari, come anche tutti gli altri territori della provincia, stanno rispondendo bene, ma proprio perché più un'azione si porta avanti insieme e più diciamo ha una risonanza maggiore, fondamentalmente, anche perché gli obiettivi spesso portati avanti dai cittadini italiani e non comunitari sono gli stessi che potrebbero essere solo i nostri, cioè più siamo e più alla fine possiamo lottare per i diritti di tutti e costruire, diciamo, una nuova comunità, una comunità globale. Nicoletta, quando i beneficiari arrivano qui per la prima volta, magari anche un po' impauriti, spaesati, quali sono le prime domande che fanno a te e a tutti gli operatori, al team di professionisti di cui Cidison Lus Castrovillari si avvale? Diciamo che le prime domande sono un po' di conoscenza, no? Perché essere accolti significa anche in qualche modo fidarsi degli operatori, e questa fase iniziale non è facile, nel senso che si hanno anche dalle domande più semplici della serie, ma addirittura dove mi trovo, no? Fondamentalmente, perché solitamente quando si arriva in Italia si sa che è uno stato, però poi di fatto, diciamo, il punto sulla mappa lo mettiamo noi, e quindi diciamo anche proprio collocarsi in un punto del mondo, capire dove si è, capire che percorso poi si intraprende con gli operatori, perché alla fine lavorare con le persone che vengono accolte significa appunto avere un dialogo quotidiano e confidarsi, cioè parlare di se stessi e in qualche modo anche affidarsi alle persone che ti accompagnano in questo percorso di accoglienza. Cidis è una grande famiglia, le sue sedi sono dislocate in tutta Italia, pronti ad accogliere chi davvero viene dall'altra parte del mondo, dalla parte del mondo sfortunata. Sì, Cidison Lus lavora appunto da 30 anni a livello nazionale, abbiamo diverse sedi che sono dislocate in Umbria, Lazio, Campania e Calabria. In Calabria diciamo che la nascita è stata successiva, nel senso che siamo nati nel 2009, diciamo, con la sede di Cassano al Ionio, che è stata la prima, ed è nata, diciamo, con un progetto di intermediazione abitativa, quindi anche lì la sensibilizzazione di fare da intermediario in qualche modo con i proprietari di casa che potessero dare la disponibilità ad affittare i loro appartamenti a migranti e soprattutto a braccianti agricoli che lavoravano per un periodo stagionale nella piana di Sibari. Dopo questa prima esperienza, diciamo, è nata l'accoglienza, quindi proprio entrando a far parte del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, che da Cassano si è poi, diciamo, esteso anche a Castrovillari, a Corigliano, Paludi, Bocchigliero, Roseto e Crosia. Oltre di pari passo, diciamo, a questa accoglienza, noi lavoriamo molto anche proprio per l'integrazione e l'inclusione, infatti abbiamo anche in attivo dei progetti che si sviluppano, cioè dei progetti, dei servizi con i quali si costituiscono delle reti che vanno dalla scuola o anche ad altri tipi di associazioni. Infatti adesso stiamo portando avanti un progetto che si chiama Calabria Accoglie, che è stato finanziato dal Fondo FAMI e che vede come capofila la Regione Calabria. E questo progetto mira a costruire una rete di 10 scuole dislocate sul territorio calabrese che mettono a disposizione diciamo sia i docenti che hanno seguito una prima fase di formazione e quindi anche proprio nell'approccio con gli alunni stranieri a scuola, e sia che in qualche modo includano un po' tutto il territorio, si facciano la scuola che apre le porte, la scuola di tutti,
che porta dei messaggi di intercultura, perché all'interno di questo progetto vengono anche sviluppati dei laboratori interculturali e anche dei corsi per i genitori degli alunni stranieri iscritti a scuola, perché molto spesso inizialmente soprattutto non c'è la fortuna di essere accolti in questi progetti SPRAR, per cui essendo residenti anche sul territorio da tanti anni non hanno avuto magari la possibilità di seguire un corso di italiano. E poiché noi come CIDIS crediamo molto che l'integrazione passi dalla conoscenza, anche potersi esprimere in una lingua che in qualche modo è diversa dalla propria di origine può aiutare anche, diciamo, a interfacciarsi sul territorio nel quale si risiede fondamentalmente. Qui si fa un lavoro per i beneficiari affinché vengano inseriti, accolti. Ma quanto è importante anche educare chi già risiede nel territorio ad accoglierli a loro volta. Allora sì, sensibilizzare per noi come CIDIS è molto importante, perché è importante che la comunità sia pronta ad accogliere queste persone fondamentalmente, e l'accoglienza parte dalla conoscenza, quindi noi attiviamo oltre, diciamo, tutti i servizi interni destinati ai beneficiari, anche dei servizi che tendono comunque a queste attività di sensibilizzazione in accordo con associazioni o comunque con istituzioni presenti sul territorio. Mettiamo in campo tutte le nostre professionalità che accompagnano le persone che accogliamo, diciamo, a farsi conoscere. La conoscenza per noi è importante, ma io credo che la comunità di Castrovilla, di come tutti i posti dove, diciamo, CIDIS risiede, siano pronte all'accoglienza e anche alla conoscenza, perché molte persone si sono avvicinate all'associazione anche senza essere state invitate, anche solo per curiosità. Diciamo che questo dovrebbe essere un po' lo spunto per tutti, anche perché CIDIS apre le porte alla cittadinanza. Le persone possono trovarci qui in sede, possono scriverci email, diciamo, chiedendo le informazioni. Noi siamo sempre pronti, diciamo, a rispondere a tutte le domande che ci possono in qualche modo pervenire dalla cittadinanza, proprio perché noi crediamo di agire in trasparenza e di agire, diciamo, per la costruzione di una nuova comunità globale. Tanti grazie di chi riceve un sorriso e trova un volto amico in un nuovo mondo, molti di più quelli di chi torna a casa con gli occhi pieni di umanità.